Buongiorno, siamo con l'avvocato Basilio Scaffidi di Brolo, Buongiorno. del movimento Il Grillo Tenebro. Di loro, dopo la vicenda dei mutui scoppiata a Brolo, hanno fatto una lettera aperta all'ex sindaco Salvo Messina. In questa lettera aperta si ritengono vicini umanamente alla vicenda umana del sindaco, anche non disconoscendo le responsabilità che il sindaco, ma anche altri, diciamo, personaggi politici potrebbero avere in questa Indubbiamente. vicenda. Appunto, ci dica un po' che cosa pensa di tutto quello che sta in questo momento accadendo a Brolo. Beh, intanto un preambolo, una precisazione. Sicuramente la lettera e diversi interventi sono stati sottoscritti da altri attivisti come me che a livello locale rappresentano il Movimento 5 Stelle, la fattispecie il Grillo Tenebrodi, ma in questa circostanza specifica io ritengo di parlare a titolo individuale, a titolo di giovane cittadino brolese al quale sta a cuore, insomma, il futuro del proprio paese, e non lo dico con un tono retorico. Questo sentire, fra l'altro, è condiviso da molti altri attivisti e molti altri giovani brolesi, anche se non definirli attivisti del Movimento 5 Stelle sarebbe un'inesattezza. Per cui, premesso ciò, la vicenda dei mutui, la vicenda crollo dell'amministrazione è ben nota, quindi non vorrei specificare tanto l'aspetto tecnico-giuridico. Nella lettera abbiamo messo in risalto due aspetti. Abbiamo dato due giudizi sostanzialmente al sindaco, a Salvo Messina. Ovviamente non ci sentiamo né autorità giudiziarie né giudici con il bilancino in mano, però ci è sembrato opportuno appunto esprimere la nostra opinione in merito. Politicamente non v'è dubbio che Salvo Messina abbia gravi responsabilità riguardo tutta questa vicenda. Mi limito a dire politicamente perché, ripeto, non sono un'autorità giudiziaria né ho la documentazione in mano per poter esprimere un giudizio giuridico tecnico valido. Quindi sicuramente ci sono le gravi responsabilità. Umanamente possiamo comprendere il dramma dell'uomo Salvo Messina, un uomo che dopo anni di vicinanza politica con una squadra che dal 97 a oggi sostanzialmente è la stessa, salvo qualche nuovo innesto, capisco ora il suo dramma perché si vede lasciato solo in questo mare in tempesta. E allora ci sembra giusto comunque far rilevare ciò. Il responsabile non credo assolutamente possa essere individuato solo e esclusivamente nella figura del sindaco. Ci sono altri amministratori, c'è una squadra politica, c'è una regia politica che dal 97 a oggi guida questa amministrazione, perché i brolesi lo sanno. Nella vostra lettera voi infatti indicate che molte vecchie marcevolpi della politica brolese, di destra e di sinistra, insomma, vogliono scaricare su Messina tutte le colpe per rigenerarsi e perché di Esatto. giorno e di notte stipulano accordi. A che cosa si riferisce in questo caso? Che a tipo di accordi stipulano? Diciamoci pure la verità, è da almeno un ventennio che a Brolo vige una diarchia che fa riferimento sempre ai due soliti potentati locali, ai due padrini politici di Brolo. Chiamiamoli così, tutte le minoranze, le maggioranze, tutti gli accordi politici fanno riferimento ai soliti nomi, ai Lakoto, ai Germanà, e tutto scaturisce da lì. Poi la veste della lista civica è solo una forma. Io posso parlare con cognizione di causa perché la mia esperienza di ex consigliere comunale, comunque la storica vicinanza della mia famiglia con i Germanà, uno dei due potentati politici ai quali facevo riferimento, mi fa parlare appunto con cognizione di causa. So benissimo, so perfettamente che tutti gli accordi, tutte le liste civiche che sono scaturite a Brolo negli ultimi 20 anni a questa parte, nascono da queste logiche di potere. Io col tempo ho avuto poi la forza di staccarmi da questi vincoli, soprattutto familiari. E sono molto contento di ciò. Però
Però quell'esperienza mi ha dato un bagaglio molto importante. Allora, 22enne, 23enne, vestito di sola in esperienza, ho appreso tantissimo. Quindi posso sicuramente dire che questi finti nemici di giorno e invece veri amici di notte stipulano segreti accordi politici, perché no, fanno anche affari a discapito dei cittadini, e sono situazioni che noi abbiamo denunciato in diversi comunicati che forse anche Ecco, voi avete ben noti. magari ci faccio un esempio, a cosa si riferisce? Beh, non riguarda specificatamente le vicende brolesi, però basta guardare ad esempio l'affare Torrente Inganno, che abbiamo denunciato proprio qualche mese fa. Si sta realizzando lì una discarica, e la società che sta realizzando quella discarica vede tra i propri soci brolesi, che di giorno, qui almeno all'apparenza, sono dei nemici acerrimi, e invece stanno facendo altro che fare un affare, un mega affare, una mega discarica, che si ripercuoterà, come è nostra opinione, si ripercuoterà ripercuoterà gravi conseguenze sulle spalle dei cittadini, non soltanto Santa Catesi. Il suo progetto politico per Brolo, per il futuro, adesso ci saranno fra un paio di mesi le elezioni, sicuramente si andrà alle elezioni. Guardi, non bisogna accelerare i tempi, qui non ci sono idee elettorali. Io parlo apertamente, siamo un gruppo di amici che abbiamo un modo molto simile di vedere le cose, di concepire la politica del paese. Quindi al momento c'è un progetto in cantiere che vorrebbe sollevare, stimolare gli spiriti più volenterosi, le facce più pulite del paese. Insomma, l'idea è proprio quella di mettere una parola fine ad un ventennio, ad un trentennio che ha visto appunto la diarchia di due dinastie politiche che fanno continuamente affari, stipulano accordi politici. Tutto ciò alle spalle al segreto dei cittadini. Quindi la volontà nostra è quella di coalizzare, di far venire fuori le migliori forze politiche, le migliori forze civili, soprattutto del paese di Brolo, affinché esse si coalizzino, realizzino un programma e discutano su ciò che deve essere il nostro destino, il nostro futuro politico, col totale disinteresse alle poltrone, col totale disinteresse della spartizione del potere. Questo per noi è essenziale.